Welcome, io sono Pierre e oggi ho deciso di registrare il mio primo vlog, se tutto va bene. Dovrei andare giù a Savona per delle commissioni, sono anche un po' in ritardo, parecchio. Adesso giro un attimo la videocamera per farti vedere cosa ho indossato, sperando che ti possa interessare, e poi niente, ti porto con me. Ecco, questo è quello che ho indossato. Adesso vabbè, ho il telefono tutto con la cover perché non l'ho tolta, appunto perché sono in ritardo. Comunque ho messo dei jeans grigi, non so se si vede molto, con scarpa da ginnastica bianca e la maglia così nei pantaloni. E non sono molto bravo nell'inquadratura, ma ho poco tempo, quindi adesso prendo lo zaino che metto questo, come sempre, il mio zaino fisso, e vado. Allora, sono arrivata a Savona e ho progettato la cucina. Adesso non ti faccio vedere il progetto, spero che si senta l'audio perché c'è un parecchio rumore. Ha anche appena finito di piovere e quando arrivo a casa poi ti faccio vedere tutto il progetto. Devo ancora scegliere i colori, però la struttura c'è. Adesso vado un attimo ancora da Brico per chiedere alcune informazioni riguardo a della vernice. E poi vado da Euronics per vedere un attimo gli elettrodomestici, per vedere un po' se trovo qualcosa da mettere in questa cucina. Comunque sono molto contento, è basica, nulla di eccezionale, però è la mia prima cucina. Alla fine non ho vloggato niente, però ho fatto qualche piccolo acquisto, più che altro d'emergenza, quindi appena arrivo a casa, se riesco, faccio un piccolo haul comunque di roba che mi era necessaria qua sul momento. Non ho registrato dentro i negozi perché c'era qualche persona, ma poi più che altro c'è sempre la musica, quindi avrei dovuto mettere io dell'altra musica e ho poco tempo poi per editare, quindi faccio un video un po' così. E niente, quando poi sono a casa, se ho il tempo, se no al massimo domani faccio l'haul di quello che ho acquistato, sperando anche che l'audio sia decente perché non ho preso il microfono, però è una prova, dai, vediamo come va. È nuvoloso come si vede da dietro, però a me la luce dà comunque fastidio. Sono già a casa e ti faccio vedere subito gli acquisti, anche se in realtà non te l'ho detto, ma ero già andata a Savona ieri, il giorno prima, perché volevo fare delle cose e cioè volevo principalmente girare per la cucina e oggi sono tornato proprio per la cucina. Quindi la prima cosa che ti dico è della cucina che poco fa ti ho detto che ti avrei fatto vedere. Il progetto, in realtà mi sono reso conto che nella cartellina non me l'ha messo, non so perché, ma mi aveva detto che mi avrebbe rilasciato il contratto e copia del progetto, invece o si è dimenticato, non lo so, comunque ho solo il contratto e ho il papiro delle cose presenti nella cucina, però non ci sono immagini, quindi appena ce l'ho te la farò vedere. Tanto prima forse è più sensato girare l'home tour, cioè il tour dell'appartamento, in modo che ti fai un'idea di com'è strutturato, di com'è piccolino. E, allora, la prima cosa che ho fatto sono andato lì questa mattina. Ieri più o meno ho fatto un giro uguale, quindi non ti sto a rispiegare tutto. Stamattina sono andato subito lì, ma ho fatto più o meno veloce perché il più l'avevo fatto ieri, mentre subito dopo, quando ho finito, sono andato al Conad perché sono andato al centro commerciale e officine a Savona, quindi se sei della zona, sai, o comunque se ci sei già andato, sai più o meno cosa c'è. E sono andato lì perché avevo più che altro sete, avevo un bisogno d'acqua. Perché era nuvoloso, ma c'era proprio un'afa e avevo bisogno di bere, difatti è la prima cosa che ho preso. Ce n'è ancora metà.
Ho preso proprio l'acqua della Conad, perché era una di quelle che costava meno, mi sembra. Non mi ricordo quando l'ho pagata, però è buona, dai, l'ho bevuta. Poi, ho bevuto perché ho appena finito di mangiucchiare qualcosa, perché insieme all'acqua ho comprato una brioche al cioccolato che avevo già preso ieri, anzi in realtà ne ho comprate due. Ieri ne avevo comprata una, nocciole cioccolato di quelle artigianali, comunque erano fasciate qua, nella carta che però ho spacchettato tutto, lo chiamano Cornetto Supreme nocciola barra cacao, è buono, non è secco, infatti l'ho mangiati non uno dietro l'altro, però l'ho mangiati proprio con voglia, adesso la carta la butto perché quello lì l'ho mangiato mentre tornavo su, quindi mi sono messo il sacchetto nella borsa in modo da non lasciare spazzatura in giro. In pratica sopra c'è qualche colatura di cioccolato fondente, ma proprio poca, e dentro è farcita al giusto, nel senso che quando la mordi il ripieno non ti esce da tutte le parti e comunque sia anche in bocca rimane proprio gustoso e mi è piaciuto, non è di quelle, si sente che è artigianale, non è di quelle troppo. Magari o troppo sofficiose, che sa quasi di panettone, ecco, è proprio una sfoglia giusta e non è neanche troppo secca, quindi mi piace, la voglio consigliare. Nel frattempo c'è Liz che si è accomodata sul. Ah, non ti ho detto una cosa, appena sono arrivato proprio lì alle officine. Sono arrivato puntuale perché sono andato giù in treno e il treno arriva alle 11:20 più o meno, io avevo appuntamento alle 11 per la cucina, quindi poi dalla stazione lì me la sono fatta a piedi, quindi sono proprio arrivato giusto. Il tempo di arrivare praticamente davanti al negozio, mi cade lo zaino. Mi giro per raccoglierlo praticamente, adesso ti faccio vedere. Ah, lo zaino che ti ho fatto vedere stamattina, adesso lo vedi sporco non per la caduta, ma perché ho acquistato una cosa ed era insieme nella borsa e si è sporcato, quindi dopo ti faccio vedere cos'è. Comunque si è proprio rotto qua il coso. Quindi niente, adesso vedo se riesco in qualche modo a riaggiustarlo, altrimenti lo butto. L'unica cosa che ho fatto è cercato di camuffare agganciandolo qua al sopra, l'ho lasciato agganciato dentro e ho utilizzato l'altro perché avevo appunto cioè, dovevo andare all'appuntamento, non potevo cosare e ho fatto così. Poi dopo ho risolto, però in un altro centro commerciale perché lì non c'era nulla. Dopo, allora, sempre al Conad, perché quando sono uscito dalle cucine Lube aveva appena finito di piovere e minacciava di nuovo pioggia, ho acquistato anche un ombrello che adesso non so. Allora, ho preso lo scontrino, ho speso 17,98 euro, non so se si vede, non si vede niente, vabbè. Allora l'acqua l'ho pagata 28 centesimi un litro, quindi non è proprio economica, contando che quella che prendo io mi sembra che la pago 17, non mi ricordo, comunque. Era una delle meno care perché essendo giusto nella bottiglietta volevo portarmi la mia bottiglia e metterci l'acqua. Il problema è che quello zaino lì sapevo già che se lo riempio un po' troppo crolla. Difatti c'era già un po' troppa roba ed è crollato, poverino. Poi ho preso appunto due cornetti che l'ho pagato i 90 centesimi l'uno e l'ombrello 15,90 euro.
Non è proprio economico. Tra l'altro, ho solo staccato l'etichetta quando ho cambiato appunto lo zaino, ho messo la roba nell'altro. L'ho staccata perché minacciava ancora pioggia. Ho detto: se per caso esco e piove, almeno non ho etichette in mezzo. Però è nuovo perché poi non ha piovuto e quindi non l'ho usato. Quindi non so. Mi sembra c'è scritto che antivento, ultraleggero, fibre di vetro, non so cos'è, fiberglass e quick drying, credo che sia ultra impermeabile, roba del genere, non lo so. E di quelli con il tastino che schiacci si dovrebbe aprire e dovrebbe essere anche grosso e nero, classico. L'impugnatura sembra di quello un po', vedi, fatta strano, un po' diciamo ergonomica. Spero che duri nel tempo perché 16 euro non ho mai pagato un ombrello così tanto. Mettiamola così, mi serviva comunque perché quelli che ho non ne possono più. Poi sono uscito dal Conad, sono andato dal Brico sotto e ho acquistato solo lo stucco per le piastrelle, che però guardando su internet dicono che lo stucco così in polvere va bene anche per i muri, un po' per tutto, quindi lo utilizzerò un po' per tutto. E questo l'ho pagato, dovrei avere lo scontrino qua, se non erro, pardon, ho dato un colpo, sì, Brico, l'ho pagato 4,99 euro. Che in realtà, visto che le ho dato 5 euro, c'è la cosa dello sconto lì, com'è che si chiama quella nuova legge che ti tolgono i centesimini di resto, e quindi l'ho pagato 4,95 perché mi ha dato 5 centesimi di resto. Meglio. E ce n'è parecchio, quindi me ne avanzerà un bordello. L'ho preso bianco perché ho intenzione di darlo un po' sulle mattonelle, quelle sia un po' danneggiate ma anche forate, e dopodiché devo acquistare la vernice, e mentre il pavimento della cucina lo lascerò così perché ero andato anche per vedere il tipo di pavimento. Non so se te l'ho già detto, comunque poi te lo farò vedere in un tour. In cucina ci sono delle mattonelle in PVC di quelle adesive, perché il pavimento sotto è verde, non è bellissimo, e oltretutto credo che fosse anche magari danneggiato perché ho visto qualche mattonella che è un po' scheggiata, e quindi l'hanno rivestito con quello. Mi adatterò, cioè lo rifinisco dove mancano i pezzi e me lo tengo, perché subito avevo pensato di staccarlo tutto, carteggiare il pavimento e verniciarlo. Però è un lavoro poi che viene troppo lungo, quindi provo. Se vedo che poi non mi trovo, cerco una soluzione per farlo mentre ci vivo. Non so come, però dovrebbe comunque essere resistente quel pavimento lì. Ero andato per chiedere se c'era qualche gel protettivo, qualcosa di trasparente, perché ho visto che c'erano quei barattolini di prodotto, per darglielo sopra. Però la commessa che lavora lì, che è stata gentilissima e mi ha spiegato tutta la perfezione, mi ha anche aiutato per lo stucco, mi ha detto che quel tipo di piastrella, essendo PVC ed essendo già trattata prima di venire poi applicata, non assorbe alcun altro tipo di prodotto, in automatico non servirebbe, cioè anche se glielo dai rimane tutto lì e non asciuga mai più. Quindi quello è scartato. Spero che duri nel tempo la mattonella così. Dopodiché sono uscito, sono andato via dal centro commerciale perché l'Euronics Su l'avevo già girata ieri per guardare principalmente lavatrice, che dovrei averla già trovata. Piano cottura e forno a incasso e anche i frighi, quei tre elettrodomestici lì non li ho trovati, cioè li ho trovati ma non come li vorrei io, e quindi devo ancora cercarli. Poi sono andato da Maison du Monde e sì, c'era qualche offerta, ma al momento quella parte lì la voglio lasciar perdere, voglio concentrarmi su quello che mi serve assolutamente, quindi
Niente. E ieri sono sempre andato poi sotto da Pittarello, mi sembra che si chiami, sì, per dare un'occhiata, ma non ho trovato scarpe, niente. E quindi sono andato via. E bricco l'avevo fatto anche ieri, ma avevo guardato principalmente solo le vernici e poi sono andato via perché ero stato tanto per la cucina, quindi il tempo era quel che era. Dovevo prendere il treno delle 15:30 perché ad andare giù era pieno. Stamattina di nuovo, difatti volevo filmare un po' il paesaggio dal finestrino, no? Come fanno tanti. In realtà io ero in piedi. Dalle porte, quelle dove sali e scendi, anche ieri, e quindi c'erano tante persone, non mi è sembrato il caso. E poi da lì sono andato nell'altro centro commerciale che c'è un po' più avanti o un po' più indietro, a seconda di dove arrivi, che è il Gabbiano. Non ero ancora, io non so quando è che è stato aperto, ma non ero ancora andato da quando hanno aperto l'Unieuro. Anche lì ho fatto un giro veloce, ma non ho trovato gli elettrodomestici che mi interessavano, quindi nulla. Ho girato un po' tutto, sono andato da Clayton, ma non ho trovato niente. Sono andato dal negozio di abbigliamento che c'è sotto, che adesso mi sfugge il nome, e anche lì non c'era nulla della mia taglia. E sono andato da Piazza Italia, perché altri posti no. Sono andato a Piazza Italia dove ho fatto solo due acquisti. La borsa sembra tanto grossa, ma perché ho acquistato un'altra borsa, diciamo zaino, appunto perché mi serviva un sostituto, perché in quello zaino lì avevo troppa roba e già si era rotta una bretella, non so come si chiama, avevo paura che si rompesse anche l'altra, in automatico avevo bisogno di un sostituto. E fortunatamente, essendoci ancora i saldi, ho trovato un borsone che è questo qua. Nero, semplice, molto sportivo, a 10 euro. C'era anche sempre una tracolla in pelle, più o meno come quello zaino lì di materiale, però era tracolla, la potevi usare anche stile valigetta d'ufficio. Mi piaceva tantissimo. Costava uguale, ma era molto meno capiente. E anche lì mi sembrava che poi ci dovessi abbinare per forza, magari degli stivali, una scarpa magari un casual ma non troppo sportivo. Io oggi avevo le Adidas e ero un po' più sportivo e quindi ho detto vabbè, acquistiamo qualcosa di un po' più versatile, diciamo che può andare bene come casual perché lo posso portarsi a mano, a tracolla. Io oggi ce l'avevo a tracolla perché era un po' più pratico. Ma al tempo stesso, stavo guardando anche l'ora perché poi i cani vogliono mangiare, ciccioni, e al tempo stesso la posso usare per dire se devo fare qualche breve viaggio, se dovessi mai iniziare a fare qualche sport, dubito, o se no anche appunto per uscire, giornate di shopping. E è comoda, non so bene il tessuto, ma sembra di quelli impermeabili. Ha una tasca esterna ampia, parecchio ampia, fai te che ci sta il cellulare, non so quanto è grande, comunque così, vabbè, il cellulare lo sto usando, questa è solo la cover, e comunque ci sta, è bella ampia, ci sta sia il cellulare che le chiavi. Poi ha un'altra tasca interna che più o meno è un po' meno ampia, sembra come le classiche, adesso c'è della roba dentro, sembra come le classiche tasche interne delle borse. E ho visto adesso che ha anche un piccolo gancetto che uno ci può agganciare per dire le chiavi o se hai quelle bustine per tenere la mascherina, quelle cose lì. È utile, almeno non ti cade dentro, perché poi non ci sono altre tasche. Quindi, essendo un vano unico, se tu butti dentro poi devi ravanare un po' per cercare. E poi c'è una sola, sì, una tasca ancora laterale esterna, questa qua, che anche questa è bella ampia perché
Penso che l'abbiano fatta proprio come borsa sportiva, perché ci sta comodamente un paio di scarpe. Quindi, ed è separata perché ha il coso interno. Quindi direi che è proprio comoda. 10 euro mi sembra bella resistente, contando che oggi ci ho messo praticamente tutto. Avevo, vabbè, le mie cose, avevo due mascherine che pesano, avevo il portafoglio che quello pesa, ci ho messo anche l'ombrello, c'era anche il coso di stucco da 2 kg. Poi cosa ci ho messo davanti? Vabbè, c'era un po' di roba, difatti la mia spalla lo sentiva. Se si carica troppo di roba pesante, sì che queste di tessuto, che ora non so come si chiama, è morbida, però il peso poi su una spalla sola lo senti. Ma altrimenti per lo sport non è che uno ci carica chissà che cosa, quindi direi che è ottimo come acquisto. Poi mi ricordo il prezzo originale, se no, non c'è, ci sono solo i prezzi scontati. Non mi ricordo il prezzo prima dello sconto quant'era. Comunque l'ho pagata 10 euro e non ho idea di quando terminano i saldi, quindi non lo so, molto probabilmente magari il video lo vedi già quando i saldi sono terminati. E ultimo acquisto è stato sempre da Piazza Italia, sono state queste scarpe, così semplici, hanno questa, non so se si vede, sì, questa trama solo sul davanti perché poi il lato è pelle. Pelle nera e qua invece un po' più tessuto, un tracciato così. Sono comodissime, le ho già provate. Io ho preso, vabbè, il 41 e più o meno di tutte le scarpe il 41, quindi calza il numero che uno porta abitualmente. Le trovo comode, anche queste le ho pagate 10 euro. C'ho il cartellino scontato, prima costava, ah no, aspetta un po', questa forse non l'ho buttato via, questo qua è, ah sì, questo qua è il cartellino della borsa. Non ho capito perché è diventato buio improvvisamente, ci sarà qualche nuvola. Questo è il cartellino della borsa, l'ho pagato 10, ma prima costava 19,95. Quindi in pratica scontato a metà prezzo. Lo stesso vale per le scarpe. No, le scarpe scontate del 33%, perché le scarpe costavano 14,95, che non so se si legge, comunque 33%, e l'ho pagate 10. Per 10 euro sembrano comode. Non mi ricordo, avevo preso forse delle scarpe da ginnastica per portare i cani l'anno scorso e mi sono durate abbastanza. L'avevo sempre pagate, no, l'avevo pagate 8 euro quelle lì, ma mi hanno fatto quasi un anno. Ah, sono durate tante, contando che le mettevo tutti i giorni, quindi per 8 euro. Queste 10 euro, ma le ho prese per, sono casual, così le metterò tipo come sono vestito oggi, che ti ho fatto vedere stamattina, già le potevo mettere. Non so se con quel borsone lì che ho preso possono star bene, ma chi se ne frega. Direi che di acquisti basta. Non ho fatto nient'altro. Non ho capito, c'è stato un lampo. Non ho fatto nient'altro. Direi che per questo video è tutto. Mi spiace che è stato un vlog, poco vlog, perché proprio ho detto due parole, me l'ero immaginato completamente diverso, ma tra il treno pieno, tra il maltempo, tra che anche io avevo poco tempo, in alcuni punti c'erano troppe persone, si ha ancora il problema del distanziamento, mascherina, tutte queste cose. Poi è anche il mio primo vlog, io non sono abituato, quindi mi spiace, però spero che qualcosina sia riuscita a tirar fuori, dai. Se ti è piaciuto lasciami un like, se ti va iscriviti al canale in modo da non perdere i prossimi video, che non ho idea, io spero di riuscire a pubblicare tutti i giorni, ma non ho idea, perché appunto ho tante cose da fare, devo vedere,
Cioè, registrare riuscirei anche, il problema è poi editare. Io mi auguro di riuscirlo a fare e qua sta diventando sempre più buio e sono le 6:30. Mi nascerà di nuovo pioggia, mi sa. E ci vediamo nel prossimo video. Bye.